Dunque, oggi vediamo un prodotto, in questo caso è un modem. Questo modem viene costruito dalla famosissima Fritzbox, che è una marca che costruisce modem di alta qualità, forse tra i più alti che si trovano in commercio. Ma questo particolare modem viene modificato dalla Orbis 783. Cosa hanno fatto i ragazzi di questa azienda, in particolare Mario Pavan con il suo gruppo di ricercatori? Hanno pensato bene di modificare il firmware, quindi a livello software, del modem per fare in modo che le radiazioni emesse da questo modem siano inferiori a quelle di un modem normale. E come sapete, io raramente faccio promozione a dei prodotti. Quando però si parla di cose serie, che non siano coccinelle, carte di credito o magneti che si attaccano dietro o stronzate del genere, quando si tratta di cose serie mi piace invece farle vedere, perché se una cosa è veramente valida è giusto che il suo valore gli venga riconosciuto. Se una cosa è una patacca, è giusto che la patacca venga riconosciuta ugualmente. Quindi quello che facciamo in questo video, come faccio sempre, è non dire solamente a chiacchiere quello che fa o non fa un certo apparato, ma è far vedere, perché è inutile che io vi dica che il modem funziona se poi non funziona. Come giustamente ho detto anche ai ragazzi della Orbis quando mi hanno proposto questa prova, gli ho detto: guardate ragazzi, che se il vostro apparecchio funziona, io lo faccio vedere e lo mostro ai ragazzi del mio canale e del mio sito. Ma se non funziona, io, come è successo per mille altre patacche che ho provato, ve lo rimando indietro e nessuno saprà niente del fatto che ho provato questo modem. Bene, siccome alla luce dei fatti ho potuto constatare che effettivamente quello che promettono i ragazzi della Orbis funziona, oggi vediamo in cosa consiste. Per questa prova utilizzo il Cornet perché, avendo anche una visione grafica dell'andamento delle emissioni, quindi una sorta di analizzatore di spettro, possiamo anche vedere quanto diminuiscono le emissioni rispetto a un modem normale. Dunque, adesso il modem è acceso in condizione normale. Io schiaccio il tasto VPS. Si è accesa la spia rossa, come potete vedere qua sotto, e vediamo cosa succede. Adesso ancora siamo con le emissioni normali e vediamo che una volta spinto VPS, adesso c'è la ricerca degli apparati che abbiamo intorno, quindi vedete che la distanza dall'antenna al modem saranno una trentina di centimetri. Vediamo che siamo sui picchi di 2,4, 2,3, 2,7. No, 1,7, 2,2,1, 2,2,1 voltmetri. E vediamo che lo spettro della radiofrequenza è bello pieno. Quindi questo cosa significa? Significa che in questo momento sta emettendo in maniera continuativa. Appena questa luce rossa si spegnerà, le emissioni dovrebbero drasticamente venire tagliate. Vediamo se è vero. Adesso è ancora accesa, dovranno passare 2 minuti circa. E poi dovremmo vedere questo zoccoletto tutto nero, tutto blu dell'analizzatore di spettro diventare molto più chiaro e quindi le emissioni diventare molto più rade, perché quello ci sta ad indicare qual è la frequenza con la quale il beacon emette la portante Wi-Fi. Vediamo se adesso la luce è ancora accesa, quindi 2 minuti non sono ancora passati. Taglierò il video così facciamo prima. Ok, a questo punto la luce si è spenta e infatti, come possiamo vedere, lo zoccoletto blu comincia a diventare sempre più chiaro, a sottigliarsi fino a sparire. Vedete quanto adesso, a modem sempre acceso, vediamo che le luci, facciamo vedere che le luci sono accese, vediamo quanto diventa più rarefatta la scala delle emissioni, quindi no, quella scala, diciamo la frequenza delle emissioni. Ogni lineetta blu che vedete comparire su questa scala più chiara significa uno spike di
di emissione, quindi in quel momento lui trasmette. Ma vedete, quando, mentre prima, quando abbiamo spinto il tasto VPS, era completamente pieno, adesso guardate con quale frequenza lui emette radiazioni. E non solo, ma guardate la quantità. Siamo passati dalle quasi totalmente, quasi a tempo, quasi continuamente 2 voltmetro, adesso siamo da 0,05, 0,07, 0,0, vediamo quanto abbiamo, 1,2, ma vedete 1,2, 0,7, 0,0,07, vedete quanto sia diminuita la quantità di emissioni prodotte da questo modem. Ma come facciamo a verificare se funziona veramente o no? Chiaramente dobbiamo paragonarlo con un altro modem, un modem che è un normalissimo modem wifi, in questo caso è un Asus, un buon modem. Andiamo a scollegare il Freezebox dei ragazzi della Orbis 783 e andiamo a collegare un normalissimo modem che metterò nella stessa posizione del Freezebox per averlo alla stessa distanza. Comunque vedete quanto rarefatto sia l'analizzatore di spettro, che ci dice quanto rarefatte sono le emissioni. Insomma, siamo passati da oltre 2 voltmetro di media a 0,0 e qualcosa. Ok, scolleghiamo il Freezebox e andiamo ad attaccare l'altro. Ci sentiamo fra un secondo. Ok, perfetto. Adesso facciamo vedere che il Freezebox è scollegato. Vedete, le luci sono tutte spente. Il cavo di alimentazione ce l'ho in mano io, quindi assolutamente è scollegato. Lo appoggiamo di qua e prendiamo il nostro modem Asus, che invece ha le lucine accese, come vedete, in modo da averlo qua alla stessa distanza, e andiamo a vedere la differenza nella stessa condizione, sempre a modem in standby. Ricordo che qui con un normalissimo modem quello che si può fare con il Freezebox non si può fare, ovvero spingendo il pulsante VPS nel Freezebox possiamo andare in modalità eco, quindi in modalità di taglio delle emissioni, mentre con un modem normale non lo possiamo fare perché non c'è stata questa modifica firmware. Inoltre, sempre con le Freezebox della Orbis possiamo anche togliere il wifi, quindi basta spingere il pulsante VLAN e la wifi per la notte, quando non la usiamo eccetera, viene disattivata istantaneamente. Ok, vediamo cosa ci dice il nostro modem Asus. 1,3, 1,4, 1,5, 1,9, 2, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,7, 1,8, 0,1, 2, 1,3, 1,5, 1,2, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, 1,3, 1,5, 1,4, 1,2, 1,3, 1,5, 1,6, 1,7, 1,6, 1,7, vediamo, vedete, siamo passati da 0,0 che andavano ogni tanto a un voltmetro, ma che mediamente si aggiravano intorno allo 0,1 voltmetri, adesso siamo sempre intorno agli 1 e sopra gli 1, quindi possiamo dire tranquillamente che quanto promesso dal modem del Freezebox della Orbis possiamo dire mantenuto, perché se ci dicono una emissione massima decurtabile del 90%, se qui siamo sempre sopra un voltmetro e mediamente col modem della Orbis siamo intorno agli 0,0765 eccetera, quindi neanche 0,1, significa che siamo più o meno a un taglio del 90%. Ma quello che voglio dire io è che anche se non fosse il 90%, ma fosse il 70%, il 60% o l'80%, sarebbe comunque un ottimo risultato. Primo, perché diminuire le esposizioni del 70%, 80%, 90% significa praticamente eliminarle, quelle riguardanti il wifi chiaramente. Secondo, perché con questo modem diminuite le emissioni, ma non diminuite la capacità del modem di collegare device e di e la distanza al quale i device vengono collegati. Attenzione, perché non è che con questo modem abbiamo meno emissioni perché c'è meno potenza,
No, abbiamo meno emissioni perché il modem richiede con minor frequenza temporale i dati ai device, con un adesso senza andare sul tecnico, con un gioco di buffer e quindi di riempimento e svuotamento dei buffer di sistema dei modem e dei PC, si è fatto in modo, modificando il software, quindi il firmware interno, di lavorare diversamente con i buffer e quindi di dilatare la frequenza di questi beacon, ovvero di queste emissioni diciamo cadenzate che il modem ogni tot tempo invia ai device. Quando siamo in stand by, lui capisce che non c'è una richiesta di dati e rende ancora più rarefatta la richiesta di dati o l'interscambio di dati con i device. Mentre in un modem normale questo avviene indipendentemente che vi siano device collegati o meno, sempre con la stessa frequenza, ovvero le emissioni che questo modem invia sono sempre alla stessa frequenza indipendentemente da quello che c'è collegato. Con questo caso lui sente quando c'è qualcosa che richiede dati, li fornisce a una certa frequenza, sempre molto più bassa di quella di un modem normale. Ma quando non c'è richiesta di dati, lui alleggerisce ancora di più, allunga ancora di più il tempo fra una richiesta e l'altra. Diciamo una gestione intelligente della radiofrequenza, dell'emissione, che non danneggia l'usabilità, quindi avrete sempre la stessa capacità di collegare device e di andare su internet con la stessa velocità, ma allo stesso tempo diminuisce drasticamente la vostra esposizione alle emissioni del Wi-Fi. Ci tengo a fare questa recensione perché poche volte in questo ambiente mi capita di vedere dei materiali che sono veramente validi e che funzionano. Quindi quando trovo qualcosa che veramente può dare un vantaggio a chi lo utilizza, allora mi fa piacere recensirlo. Non vedrete mai tante altre cose che mi è stato richiesto di recensire che assolutamente non sono presentabili, e quelle non le vedrete mai, neanche vi dico che me le hanno proposte. Ma quello che vedete, quel poco che vedete, che sia un rilevatore, che sia un modem, che sia un sistema, che sia una scatola o qualsiasi altra cosa, quello che vedete è perché l'ho testato, ve lo faccio vedere, vi faccio vedere prove alla mano che funziona, e quindi non c'è altro da dire. Ultima cosa, guardate in questo caso sempre lo spettro blu qua, quanto sia denso, tutto blu completamente, rispetto a quanto era rarefatto, quanto era schiarito con l'utilizzo del freezer. Questo vi fa capire con quale frequenza lui emette le radiazioni, quindi quantomeno voi ne siate sottoposti. Trovate informazioni su questo modem anche sul sito internet Electrosmog Tip, valeriopetrucci.com, alla voce blog c'è un articolo dedicato a lui, con anche i link per recarvi in caso dai ragazzi della Orbis 783 per avere maggiori informazioni. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima.